Ciao a tutti, nel video di oggi, Chiara si trova a Londra per un piccolo evento del suo brand. Nel frattempo, Leo va a scuola senza salutare papà Fedez, perché è arrabbiato. Poi Fedez partecipa ad un set fotografico. Vi lascio al video, buona visione! Mi saluti, amore? Ma come sei arrabbiato? Se volete diventare delle icone di stile come me, sappiate che le ciabattine, queste qui per la riflessologia plantare, fanno veramente tantissimo male ai piedini. Quindi, se delle icone volete apparire, un pochino dovete soffrire. Nuova giornata, nuova querela. Non so bene se è una querela, ma una cosa tipo una querela. Dai, allora facciamo il quiz. Indovinate. Vi metto tre opzioni. Codacons. Un leghista. Un serial killer. O un parente. Felicione il mio avvocato che lo leggo prima qua che a lui. Però fa troppo ridere per non leggervelo. Fa veramente troppo ridere, raga. Sbagliato, non è il Codacons, è la leghista, la candidata Valceppina. Quella che è stata ripresa, inequivocabilmente, a fare questo saluto qui, insieme ad un signore dichiaratamente fascista. Faceva questo saluto, dicendo anche saluto Covid. E dove diceva anche mettiamo sulle barconi per far migranti, chiamandola politica green. Lei, proprio lei. A parte signora Valceppina che il suo studio legale mi esorta a cancellare i contenuti dalla mia pagina Instagram. Benvenuti nel 2021, le storie si cancellano da sole dopo 24 ore, volevo dirvi. Quindi, ok. Questa però è bella. Peculiare la sua autoproclamazione quale portatore di una morale esclusivamente sua, che tra l'altro vedrebbe adeguato il voto in favore di un candidato che fa l'elicottero e che è capace di spegnere le candeline di una torta Beh! E allora, cioè non posso esprimere le mie preferenze di voto con questi criteri, cioè non ho capito io. Consigliera comunale Valceppina, le rispondo direttamente qui così non sprechiamo nemmeno carta, va bene? Allora, partiamo anche dal presupposto che l'inchiesta di Fanpage non sia attendibile, ok? Facciamo finta che sia così, ok? Però è inequivocabile quello che lei ha fatto in video. Io non credo che le abbiano montato un green screen dietro e le abbiano messo un braccio così con il post produttore degli Avengers. No. Lei ha fatto il saluto romano in compagnia di persone dichiaratamente fasciste che fanno convegni, riunioni insieme a ex terroristi di estrema destra. Ha fatto anche, diciamo, come possiamo chiamarla, della goliardia nostalgica. Va bene. E perché si offende se uno le dice che è una fascista? Dovrebbe essere orgogliosa. Basta con questi fascisti che si offendono di essere fascisti. Siate fascisti fieri ed orgogliosi di esserlo. Non potete alzare il braccio e nascondere la mano, signora Valceppina. Testa alta, mi raccomando, eh. Io, ok, ma finiamola qua. Ragazzi, errata Corridge, perché troppe querele, poi mi confondo. Non è leghista, la Valceppina è Fratelli d'Italia, è partito della Meloni. Leghisti, perdonatemi se vi ho confuso, eh. Non volevo, scusatemi. Consigliera comunale Valceppina, se il fatto che le persone la possono in qualche modo additare come fascista la offende in maniera tremenda, secondo me c'è una soluzione a tutto ciò. Le basta non fare più il saluto romano e secondo me anche se smette di frequentare i fascisti potrebbe essere una soluzione. Che dice, eh? Piccola consulenza dallo spin doctor Fedez, ok? Questa gratis, le prossime si paga. Adesso ho capito perché si è offesa Valceppina, perché mi sono dimenticato di dire che c'è anche una parte di video in cui lei dice che ha trovato delle potrebbero votarla in cambio di campioncini di profumo. E poi il suo amico fascista è Valceppina, quello è molto simpatico, fa molto ridere.
Valcepina, visto che si è offesa, io rimedio subito, monto anche quella particina di video in cui dice che ha trovato l'aeroporto in cambio dei profumini, così le mie storie guardano 3-4 milioni di persone, quindi è ottima promo per lei, Valcepina. Ho fatto un grande errore, perché non capite che con sta roba qua a me non mi intimidite, a me mi gasate, io divento una pazza quando ricevo queste letterine qua, una pazzerella. Guys, it feels so good to be back in London. We have a little event today at Harrods for Chiara Ferragni pop-up. I'm so excited to be here. Filming a super cute reel today about how I style my Intimissimi tops, like this one that I'm wearing. And these are the other two that I'm gonna style. I'm in love with my room. Look how cute it is. Oh, this is over. It's not there. And you guys have to see the bathroom and walk-in closet. So cute. Ready for Chiara Ferragni event at Harrods. And this is the most amazing Chiara Ferragni suite ever. Look at the pants.